Benvenuti al saluto del lunedì dal vostro Angelo Camilleriadis, mister Affitti Brianza. Oggi vi do una notizia. Shock! Shock because. Sapevi che puoi risparmiare il 50% della tassazione sul reddito d'affitto? Infatti, utilizzando il canone concordato e applicando la cedolare secca, la tassazione passerà dal 21% per la cedolare secca al 10% e in più ci sarà una riduzione IMU di più del 25%. Quindi facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo quindi di affittare un appartamento a 600 euro al mese che corrisponde a 7.200 euro all'anno. Questo è il canone che pagherà l'inquilino direttamente al proprietario. A questo ovviamente vanno aggiunte le spese condominiali, che adesso non prendiamo in considerazione. Il proprietario incassa 7.200 euro. Se avesse un contratto di 4 anni più 4 con cedolare secca, pagherebbe il 21%, ovvero pagherebbe 1.512 euro come tassazione. A questo va aggiunta l'IMU sulla seconda casa, di conseguenza pagherebbe in questo caso specifico 629 euro per un totale di rendita netta di 5.059 euro. Applicando il canone concordato e quindi in cedolare secca al 10% e la riduzione IMU, questo andrebbe di fatto ad avere una rendita netta di 6.223 euro. Direi che è una bella differenza. Per poter utilizzare questo sistema è sufficiente utilizzare i nuovi accordi territoriali dei comuni aderenti e andare a fare semplicemente quello che sono i calcoli. Per capire se anche il tuo appartamento può avere questo vantaggio incredibile, basta contattarci e fissare un appuntamento conoscitivo. A quel punto andremo a fare uno specchietto come quello che adesso vi mostro per capire facilmente quanto può essere la rendita netta del tuo appartamento. Questa non è escapologia fiscale, ma è semplicemente competenza sulla materia di affitto, quello che potrai trovare nelle nostre agenzie di solo affitti d'ESO e solo affitti rinviate. Non è neanche una grande novità, perché in realtà la cedolare secca dal 21 al 10% era già possibile anche precedentemente. Quello che cambia è che utilizzare gli accordi territoriali può essere vantaggioso oggi più di prima perché ci sono i nuovi accordi territoriali che agevolano il proprietario da questo punto di vista. Quindi non esitare a contattarci in modo tale da creare il tuo miglior progetto di affitto. Io vi aspetto tutti i giorni sui nostri social, in particolare mercoledì con l'avvocato Alessandra Coduti per la rubrica Blocco Sfratti, che si occuperà di questo tema in maniera dettagliata e andremo a vedere tutti i dettagli di questo argomento così delicato per i proprietari. Troverete una Alessandra Coduti agguerritissima e appassionata per questo tema, quindi vi consiglio proprio di guardare queste quattro puntate a partire da mercoledì. Per il momento è tutto e io vi auguro una settimana fotonica.